Eccolo qua, Checco Blengini al Palapanini di Modena, 25 aprile, che abbiamo visto vedere una partita di pallavolo di altissimo livello, diciamo un po' troppi errori da parte di Perugia in questa gara 4 di semifinale, scudetto. Non lo so, cioè è stata una partita molto intensa, per due set secondo me anche bella. È chiaro che qualche errore in più, soprattutto il primo set, in battuta, anche Modena, no? Modena mi sembra di ricordare ha fatto 11 errori in battuta il primo set. È chiaro, ma sono partite in cui ci sta, no? La posta in palio è molto alta, la tensione si sente, però sono partite belle, sono partite che chiaramente si sentono, è bello già vederle, figuriamoci giocarle, è chiaro che qualche errore in più ci sta, si affrontano due grandi squadre e quindi dico, per due set è stata una partita emotivamente intensa, magari con, come hai detto tu, qualche errore di troppo, ma fa parte di questo tipo di partite qua. Stai guardando questi playoff scudetto in giro ovviamente per l'Italia, cosa stanno dicendo dal punto di vista tecnico e soprattutto quali sono le informazioni che stai ricevendo in funzione di parlare della nazionale di cui parliamo tra poco? I playoff del campionato italiano dicono sempre in maniera molto chiara che il campionato italiano è bello tosto, è bello duro, le serie di queste semifinali, ma non solo, anche in alcuni frangenti i quarti di finale dimostrano che è un campionato molto equilibrato dove bisogna giocare al massimo anche se si ha qualcosa in più dell'avversario perché il campo è spietato e l'avversario ancora di più, quindi dal punto di vista dell'esigenza a cui ti obbliga il campionato italiano e il playoff ancora di più, è un campionato molto, molto stressante ma molto performante dal punto di vista della ricerca della continuità e dello stare sotto pressione, no? Perché spesso parliamo dello stare sotto pressione. Poi i giocatori sono quelli, si conoscono, e dunque c'è poco da aggiungere, no? Alla conoscenza che già abbiamo dei giocatori che sono leggibili per la nazionale, però insomma, è importante vederle dal vivo queste partite, vedere i giocatori come continuano a muoversi, no? All'interno delle tante difficoltà che partite come queste presentano. Checco, e parliamo di nazionale ovviamente per chiudere, a giugno si riparte? Sì, noi partiamo il 5 di maggio con i primi collegiali, la prima manifestazione delle quattro manifestazioni che andremo a fare quest'estate è la Volleyball Nation League, perché rispetto ad altre nazionali noi ci siamo anche meritati il premio, no? Visto che in questi quattro anni siamo passati dal quinto posto del ranking mondiale al terzo e siamo la prima squadra europea, ci siamo meritati il premio di andare a fare la World Cup in Giappone ad ottobre, a due giorni dalla fine dell'Europeo. E quindi è un'estate molto intensa che parte con questa manifestazione dove io cercherò di, dove è possibile, inserire più ragazzi giovani, anche se non hanno ancora mai magari giocato in Superlega o hanno giocato molto poco, chiaramente mixandoli con qualcuno che in nazionale ha già fatto delle estati, magari non quelli di più lunga data che hanno bisogno di riposare, perché l'appuntamento importante è quello che viene subito dopo, è quello di agosto, che è l'appuntamento dal 9 all'11 agosto a Bari, che ci vedrà impegnati nel torneo di qualificazione olimpica con Australia, Camerun e Serbia.